adesso vi farò un breve resoconto di tutto quello, di quello che è stato fatto finora rispetto alla problematica e che comunque insomma quello che intendiamo ancora fare su questo aspetto qui. Allora, l'anno scorso appunto chi era presente già alla riunione di Magras sa che siamo partiti da lì perché c'è stato sempre un aspetto di grandissima disinformazione. Qui si continua a dire che questo è un progetto voluto dall'Europa, voluto dal governo. Questo progetto è stato voluto dalla provincia autonoma di Trento. Questo bisogna dirlo una volta per tutte, perché bisogna che ognuno si prenda le proprie responsabilità. È un progetto che è nato con un finanziamento europeo e altrettanto va detto però che solo la provincia di Trento ha fatto l'immissione dell'orso. Quindi tanto per dire che nessun'altra regione o provincia o Stato in Europa ha pensato di fare la reintroduzione di questo animale, che comunque è un grande carnivoro, comunque è un animale che sulle Alpi ha creato, diciamo, nella storia problemi e, ripeto, nella storia quando si avevano a cuore la popolazione di montagna e le attività che la popolazione svolgeva, questo animale era stato abbattuto. Questo è un quadro storico. Da allora, e questo tanto per chiarire, perché insomma io credo che la gente vada messa nella condizione di poter correttamente avere informazioni. Voi sapete che dopo gli interventi che abbiamo fatto ci sono stati la cattura di due esemplari e praticamente con la lamentanza da parte del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del fatto che avesse dovuto reintrodurne uno. Ebbene, era logico che doveva reintrodurne uno, perché questo libro è praticamente il piano di azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno. Quindi queste sono le norme che la provincia di Trento ha proposto al Ministero per l'introduzione dell'animale. E quindi l'ha scritto la provincia di Trento, il fatto che nel momento in cui dovevano venire, diciamo, catturati degli orsi, dovevano essere sostituiti. Quindi adesso non ci si può lamentare se uno chiede a qualcuno di adempiere a ciò che uno ha scritto. Ebbene, l'altro aspetto: noi abbiamo documentato tutto quello che era successo l'anno scorso e abbiamo fatto presentare, affinché a livello ministeriale si avesse conoscenza di quello che stava succedendo, perché il problema è che a livello ministeriale, adesso vi do conto di quello che scrive la provincia di Trento. Allora, noi abbiamo fatto presentare questa interrogazione tramite il nostro onorevole Fugatti al Ministero il febbraio del 2011. Allora, il Ministro dell'Ambiente, per sapere, premesso che nel 1996 in Trentino ha preso avvio il progetto di reintroduzione dell'orso bruno mediante un cofinanziamento di fondi dell'Unione Europea, il progetto Ursus. Il progetto è stato promosso dal Parco Naturale da Melo Brenta e condotto in stretta collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. In questi anni il numero di orsi presenti sul territorio della regione Trentino-Alto Adige è in continuo aumento ed attualmente sembra potersi ipotizzare una presenza di circa 50 orsi. Nessuno è in grado... Ciao Luca, sei arrivato con noi anche ritardo, il collega Paternostra. Ma i nonni, sapete che devono sempre andare a questo periodo, no? Ecco, dicevamo, il numero dei 50 orsi, anche questo voi sapete tutti che è un dato che oggi nessuno sa in maniera corretta, questo anche va detto. Tale rilevante presenza è fonte di notevole preoccupazione per la popolazione, ancora molto legata a quelle attività tradizionali di cui fanno parte l'allevamento e l'alpeggio. I danni subiti in questi anni dalla presenza degli orsi sono stati rilevanti e solo parzialmente indennizzati per gli aspetti materiali, perché il danno presenta un aspetto materiale ma anche un aspetto immateriale. Il fatto che dette predazioni avvengono in forma cruenta nelle immediate vicinanze delle abitazioni delle popolazioni residenti in montagna, si sta diffondendo un sentimento di paura, in particolare fra quelle famiglie i cui bambini frequentano abitualmente i prati e le pertinenze delle abitazioni intorno alle quali la presenza dell'orso è sempre più documentabile. Questo è riferito puntualmente a quello che era successo l'anno scorso a Magras. Le azioni di disturbo messe in campo dal personale forestale provinciale si sono evidenziate poco efficaci contro gli orsi e quindi la preoccupazione nella prospettiva dell'uscita dal letargo degli orsi è crescente. Allora eravamo a febbraio.
A me naturalmente con questo voglio dire saluto cordialmente il personale forestale presente, che noi non abbiamo nulla contro il personale forestale, perché il personale fa quello che evidentemente la sua amministrazione giustamente gli ordina di fare, quindi siamo al di là di avere questioni di carattere personale. La popolazione, che pur tra molti sacrifici ha deciso di vivere in montagna, rappresenta, oltre che un grande valore sociale e di tradizione per la regione Trentino-Alto Adige, anche un importante fattore economico, tenuto conto della rilevanza dell'attività turistica e dell'alpicoltura, attive queste assolutamente collegate. Se abbia ricevuto richieste da parte, la domanda era questa, al Ministro, se abbia ricevuto richieste da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, volte ad individuare soluzioni operative alle tematiche esposte in premessa ed, in caso affermativo, in quali termini siano state riscontrate, visto che si tratta di un problema che necessita di adeguate valutazioni e di risposte concrete, in quanto potrebbe essere fonte di problemi anche maggiori di quelli sopra evidenziati per la popolazione montana della regione Trentino-Alto Adige. Il Ministro il 9 marzo risponde quanto segue. E da qui capite che c'è una comunicazione assolutamente non corretta fra la provincia e il Ministero. Il Ministro dice, per quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Fugatti riguardante la presenza di orsi in Trentino Alto Adige, si riferisce quanto segue. Al momento la popolazione degli orsi nella regione predetta risulta essere composta da circa 30 individui, e siamo già notevolmente fuori, e tale numero è dovuto in gran parte al successo ottenuto dal progetto Ursus, quindi è un successo per la provincia. Azioni di tutela della popolazione di orsi del Brenta, meglio noto come l'IFURSUS, promosso dal Parco Adamello Brenta in collaborazione con la provincia autonoma di Trento e con il contributo scientifico dell'INFS, che è l'Istituto Nazionale Fauna Selvatica. A seguito di apposito studio di fattibilità, sono stati immessi in Trentino 9 individui di orso, 6 femmine e 3 maschi catturati in Slovenia, ai quali al momento del rilascio sono stati applicati radiocollari e marche auricolari trasmittenti, al fine di monitorarne gli spostamenti. I risultati positivi dell'incremento degli orsi, questo scrive la provincia, sono dovuti anche alla capacità tecnica e organizzativa della provincia di Trento e all'elevata sensibilità ambientale dimostrata dalla popolazione trentina, come si evince da periodici rapporti redatti dalla provincia di Trento. Quindi al Ministero vengono date comunicazioni di risultati positivi e elevata sensibilità ambientale dimostrata dalla popolazione. Quindi sembra che noi siamo qua a fare dimostrazioni di accettazione e consenso per il progetto. Per contro, è necessario ricordare che gli attuali livelli di conflittualità con le attività antropiche, danni e percezione negativa da parte della popolazione, rientrano allo Stato entro quanto previsto prima dell'avvio del progetto e sono stati accettati dalle amministrazioni competenti. Anche qui non mi risulta che i comuni abbiano comunicato di essere d'accordo su questo tipo di situazione. Io comprendo anche i miei colleghi sindaci che chiaramente non è che la voce poi è sempre così facile farla grossa, no? E quindi magari insomma anche per loro è difficile, ma certo nessuno ha scritto alla provincia per fare un plauso o dare un consenso, su questo ne sono sicurissima.